Buongiorno, io mi sono appena svegliata, ma non si vede niente. Bene, io mi sono appena svegliata, questa è la borsa e stamattina si parte, destinazione America. E questo, il copritrave, è il mio compagno di viaggio. Aia. Ciao papi, sei pronto? Sì. Io no. Siamo in aereo. Ciao, Bucci. Siamo a Questo è il mio posto. Dovrei spegnere tutto, ma è successa una cosa bellissima. Ho tutti i posti per me. L'aereo solamente da un'ora e mezza e mi hanno già portato il pranzo. E la tragedia è che l'unico pasto del volo, immagino. E sì, quindi morirò di fame. Intanto guardavo Dance Moms. E questa è la migliore faccia di Abby. Non so che faccia avrò, spero buona, lo posso dire. Hi guys, I'm just arrived in Newark dopo 10 ore di volo. Ciao Butch. Ciao. Questa è la mia camera. Ta-da! Allora, siamo appena arrivati. In Italia sono le 22:17 e qua sono tipo le 4 un quarto. E stiamo andando a fare un giro a New York, così ammazziamo il fuso orario. E niente, ci vediamo dopo. Ma niente, fa un freddo boia, ma siamo arrivati alle Empire State Building. Io non so come si fa il flash, ma è lui comunque. Non lo vedo! Sto salutando. Ho preso i biglietti. E stiamo andando su in alto. 80 piani. E niente, stiamo andando all'ottantesimo. Come qui forse riesco a vloggare meglio. Il vento si è fermato, io ho perso il mio allenatore, ma non importa. Mette un po' d'ansia, vi dirò la verità, però è bellissimo. Times Square, bitches. Eccolo, Times Square. Yeah, Times Square, yeah. Quello che succede a New York a Times Square in una giornata normale. Stanno girando un film. Tranquilli proprio. Siamo andati all'Hard Rock Café e mi mancava un souvenir da New York e quindi ho preso delle cosine. E adesso facciamo tappa al Madison Square Garden. E poi torniamo in albergo e poi si spera che dormiamo. Cioè, non riesco a muovermi, ho la faccia congelata, sono stanchissima. E qua sono tipo le 8, devo andare a cena, quindi da voi sono le 2 di notte. Cioè, in Italia sono le 2 di notte, io spero che si veda qualcosa, anche se non c'è luce.
E niente, io vado a mangiare le cose che ho comprato e ve le farò. Buongiorno gente, sono le 12:20 da voi, da me sono le 6:20. Sto guardando del Swamps, sto bevendo un caffè americano, sto mangiando la mia frutta secca preferita e tra 2 orette più o meno scenderò a far colazione, inizierò la mia giornata e non vedo l'ora. In un'altra vita rinasco Rihanna. Hi Newark, ready for day one? Primo allenamento andato. È andato. Tutto a posto, tranne boh, la pedana è tipo durissima, quella del corpo libero. E le parallele non c'era su niente, però spero che oggi ci sia un po' di magnesio in più. E niente, ho fatto l'intervista tutta in inglese con Nastia Lukin e tipo mi sento troppo figa, cioè tipo stavo per morire, ho fatto anche la foto. E niente, vado a fare il secondo allenamento. Eccomi! È finito anche il secondo allenamento, vi volevo fare vedere. Aspetta, il body. Che non è figo! Cioè, non è figo, se non che non è figo. Questa è la stanza. Cioè, io ho bisogno di un letto per dormire e un letto per buttarci le robe. Ah, tra l'altro vi faccio vedere cosa ho preso ieri. Questa. New York City Empire State Building. Senti com'è che pronunciation. Poi ho preso una tazza. Poi non è andato niente la maglia dell'American Cup. E poi ho preso due cosine dall'Hard Rock Café, una canotta e un maglioncino che boh, mi piaceva. Adesso doccia, cena, 250 puntate di Dance Moms e nanna. Oh, ciao. Aspetta, è quello che viene. Gimme, I'm worth it. Basta, basta, devo andare. Cioè, mi devo riprendere qua perché sai, no, la luce quella per i selfie che tu fai tipo così e dici che figa, poi guardi il selfie e fai tipo. Partiamo dal presupposto che sono appena tornata dall'allenamento e non ho manco la forza di togliermi il giubbotto o di mettermi a letto o di farmi la doccia o di mettermi in piedi. E volevo dirvi che Nastia mi ha messo mi piace alla foto e io sono tipo devo fare la doccia. Oggi vado a vedere la Nastia Looking Cup e andiamo a mangiare alle 6, il che è un po' awkward, però vabbè. E poi domani mattina prendo l'autobus alle 9, il che vuol dire che devo svegliarmi almeno alle 7. Cioè, con tutta la giornata di sabato davanti, perché dobbiamo gareggiare alle 11? Me lo spieghi? La gente va a scuola, torna da scuola, va a vedere la gara. No, alle 11. E vabbè, niente, se la vi. Buongiorno, Newark. Io sono già pronta. Eh sì, perché stanotte è stata la quarta notte consecutiva che mi sono svegliata alle 5 e non ho più dormito, naturalmente. Che gioia! E il make-up mi è uscito benissimo, secondo me. I capelli una merda. Adesso sono pronta davvero e mi sono dimenticata di farvi vedere body. Prima l'ho provato come una scema, però vabbè, niente. E mi sono accorta che questo fisheye sembra che io non abbia capelli, ma vi giuro che li ho. Sembra che sia pelata. E niente, vado, ci vediamo dopo. Hi everybody, sono ancora viva. Ho finito la gara e ho la batteria morta, spero che non muoia proprio mentre sto parlando. E niente, ho fatto molto bene, a parte i paralleli che sono caduta tipo una pera cotta.
E poi trave, corpo libero, terzo punteggio di giornata, tutte e due. Cioè, tipo, stoppato tutte le diagonali, manco mi fossi messa la colla sotto i piedi. Ed è stato figo, giuro. Poi c'era l'arena, tipo, veniva giù il palazzetto, una roba veramente fichissima. E vi volevo raccontare una cosa. Oggi eravamo tipo lì a fare stretching. È arrivata sta ragazza, tipo, good luck, così, e io, ah, grazie. Poi l'ho riguardata bene, ho detto, Paolo, ma quella è Carly Patterson, io devo fare la foto per forza. Cioè, io la guardavo ad Atene e l'ho vista vincere ad Atene. E mi ricordo che sono andata al mio allenatore Maurizio e gli ho detto, Mauri, io devo diventare per forza come Carly Patterson, no? Ma cena. E lei è arrivata sta ragazza, congratulations, I love your floor routine. Io mi giro, era tipo lei, io, oh my god, tipo così. Allora non mi sono bloccata, sono molto fiera di questo, e le ho detto, no, sai perché prima ti ho vista ma non ti ho riconosciuta subito, volevo chiederti la foto, poi sei andata un po' in giro, non ti ho più beccata, quindi se poi quando finisci di cenare, perché eravamo al, l'ho già detto, non mi ricordo, eravamo al closing party, che era tipo una cena alle 4:30, e fa, posso sedermi con te? Io tipo, certo. Allora niente, abbiamo cenato, cioè abbiamo spizzicato perché erano tipo tramezzini, queste cose qua. E poi mi ha detto, dai, facciamo la foto, così abbiamo parlato un attimo, no? Tra l'altro mi ha detto, io ti seguo, i tuoi fan su Twitter impazziscono per te. Io tipo, Carlito il family spacca. Abbiamo parlato del più e del meno, no? E io l'ho raccontato, gli ho detto, guarda, io quando ti ho visto vincere, io ho detto, per forza, io devo andare alle Olimpiadi e essere come lei. E lui tipo, oh my god, you're so cute, tipo, così. E poi mi ha detto, ma parli benissimo l'inglese, com'è? Io, watching TV series helps a lot, like, a boss. E lei tipo, cosa guardi? Io tipo, Grey's Anatomy e Dance Moms. Lei, oh, lo guardo anch'io. Comunque concludo dicendo che oggi è stata una giornata memorabile, non solo per la gara, ma perché ho cenato con la campionessa olimpica che mi ha detto che la mia trave e il mio corpo libero sono stati strepitosi e penso che sia meglio di qualsiasi premio. E dall'America con furore vi mando un bacio. Last night in New York, it's all about Times Square. Who's that? Buongiorno. È il nostro ultimo giorno a New York e siamo al World Trade Center. Paolino sempre presente e stiamo andando a vedere la Statua della Libertà. Ta-da! Siamo dove sono cadute le Torri Gemelle e questo è quello che gli americani fanno per ricordarle. È veramente una cosa fighissima, è gigante, lo so che dalla ripresa non rende, però è bellissimo. Siamo sul battello. Saluta Paolino. E stiamo andando a vedere la Statua della Libertà, anche se non vedo niente. Statua della Libertà! Non riesco a vedere niente. Un aeroporto da troppo tempo. Quello è il nostro aereo. Milan, we're coming back. Back in Milan. Mi sento molto weird, awkward a fare queste cose perché boh, adesso mi capiscono tutti. E niente, sono tornata, io e i miei brufoli vi mandiamo un bacio. Sono arrivata a Milano e sono morta. Sono le 9 del mattino qui e ho dormito 2 ore in aereo, e però è stata una bellissima esperienza e sembra uno spot pubblicitario, però lo penso davvero. Grazie New York, alla prossima. I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club. Have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now. Ooh, I want the time of my life.
blame it. Ooh, give me the time of my life. Neo, let's get it. This is the last $20 I got, but I'ma have a good time ballin' in that. Tell the bartender, line up some sides, cause I'ma get loose tonight. She's on fire, she's so hot, I'm no liar. She burned up the spot, look like Mariah. I took another shot, told her.